Sono Valeria e sono referente del progetto Comunità Frizzante. Questo progetto è nato all'incirca un anno fa, grazie a un finanziamento della Fondazione Caritro, questi progetti di welfare generativo, welfare chilometro zero. E la finalità del progetto è quella di produrre delle bibite frizzanti e con piante, erbe, frutti locali, coinvolgendo la comunità. Appunto per questo si chiama comunità, perché un obiettivo è coinvolgere le persone. Abbiamo la base a Rovereto, che si trova in provincia di Trento, in Vallagarina, e operiamo in tutta la Vallagarina, che sono un insieme di comuni che stanno attorno a Rovereto. L'idea è quella appunto di andare a esplorare il territorio al di fuori di Rovereto, perché appunto ci sono tanti piccoli comuni e valli un po' sconosciute, tutte le attività principalmente succedono a Rovereto, però ci siamo accorti come ci sia una grande biodiversità agricola e anche umana nelle valli. L'idea è quella appunto di portare le persone a scoprire questi territori e per poi creare delle bibite. Il processo nel nostro progetto è disegnato come una ruota, perché poi l'idea è quella dell'economia circolare, e è tutto un processo partecipato che parte da queste uscite di raccolta, in cui si va con le persone del luogo o anche persone di altre valli a raccogliere varie piante, sia piante spontanee che piante coltivate. Quest'anno abbiamo raccolto sambuco, gelso, cetrioli, varie erbe sul Monte Baldo. Si raccolgono queste cose, dopo andiamo in produzione al Masdegnac, che è un laboratorio di trasformazione che c'è a Isera, e lì si preparano succhi, sciroppi, poi pian piano attraverso dei laboratori dell'alchimista, con tutte queste materie prime che abbiamo raccolto, e troviamo diciamo delle formule, delle ricette per delle bibite, e si fa in maniera partecipata. Sempre in maniera partecipata si producono, si fanno dei laboratori di grafica e di nome delle etichette. E a poco tempo fa abbiamo fatto un laboratorio per una bibita fatta con succo d'uva sambuco, che si chiamerà Mosto, e andrà in produzione a breve, e dopo queste bibite circolano sul territorio. Per adesso dobbiamo ancora imbottigliare. Quest'estate abbiamo partecipato a tantissimi eventi in Vallagarina e un po' a Trento, dove abbiamo fatto degustare queste bibite. Cerchiamo sempre sia di portare queste bibite e raccontare i territori dove siamo andati a raccogliere, ma anche sempre di fare delle attività per bambini o per le persone che vengono negli eventi. E l'idea del progetto poi è, con il guadagno, è sia ovviamente di finanziare il processo stesso, e pian piano avremo sempre meno finanziamenti, quindi di riuscire un giorno a stare in piedi da soli, e in parte con qualche avanzo di guadagno, con una percentuale del guadagno, e favorire delle attività di inclusione sociale, quindi sempre nell'ambito del coinvolgimento sociale, quindi varie attività che sono nel territorio, vari eventi nelle valli, fare in modo che anche persone un po' più fragili, che per vari motivi solitamente non riescono a partecipare, aiutarle a partecipare. Per esempio mamme molto giovani che hanno bambini che magari non riescono a venire, quindi per esempio una delle idee è dire, quando c'è un concerto, un cinema, fare in modo che con i nostri finanziamenti un'associazione possa avere una babysitter per quell'ora di cinema, o donne straniere che non riescono ad andare a determinate attività culturali, aiutarle a partecipare. E il progetto Comunità Frizzante è iniziato operativamente a gennaio 2019, ma è frutto di tutto un processo di ideazione, e tutta questa idea è nata da un gruppo di persone di Rovereto e dintorni, che poi hanno costituito la Foresta, che diventerà un'associazione che avrà sede di fianco alla stazione dei treni di Rovereto, in un edificio che per al momento che era inutilizzato, che verrà impreso in gestione da noi per formare un'accademia di comunità. Quindi l'idea è che sarà un luogo a metà tra il sociale e il culturale, quindi offrire attività culturali, ma allo stesso tempo anche essere il ricettacolo di varie persone con fragilità sociali, sapendo che comunque la stazione è un posto dove passano queste persone, insomma. E con questo gruppo della Foresta è nata questa idea di Comunità Frizzante, con l'idea appunto di non avere solo un luogo fisico dove fare attività a Rovereto, ma anche pian piano esplorare le valli. Spesso eravamo presenti in eventi, in vari festival in Vallagarina. Siamo due persone a seguire questo progetto, io e Carlo. Io seguo più la parte di organizzazione degli eventi e delle uscite, lui segue tutta la parte di produzione. Non avevamo un'expertise precisa sulle bibite frizzanti analcoliche, anche perché in Italia non esiste una produzione artigianale così piccola. La formazione è stata fatta a febbraio in Inghilterra, siamo stati io e Carlo una settimana,
ospiti alcuni giorni a Square Root, che è una piccola azienda che fa bibite frizzanti partendo direttamente dal frutto, e lì abbiamo imparato un po' come funziona la tecnica di produzione. E poi siamo stati alcuni giorni diciamo ospitati da Company Drinks, che è un'associazione che opera in un quartiere est di Londra, e sono degli artisti e sono stati loro a ideare questa modalità di fare bibite, questo processo, quindi di coinvolgere la comunità per fare delle raccolte partecipate e avere delle bibite e rivendere nel quartiere. Noi abbiamo ripreso questa idea, ovviamente a Londra si trattava di un quartiere, qua essendo una realtà molto più piccola parliamo di tutta la Vallagarina. E Comunità Frizzante è una rete di all'incirca una ventina di partner, e la maggior parte sono sede in Trentino. Vanno da cooperative sociali, come ad esempio il Gruppo 78, che è una cooperativa sociale che ha questo laboratorio di trasformazione dove poi noi appunto faremo le bibite, al Museo Civico di Rovereto che ci dà una mano per la parte di botanica, altre cooperative sociali appunto che lavorano il legno, ci danno una mano con i manufatti, il Comune di Rovereto, la Comunità di Valle e tanti altri piccoli attori che ci danno una mano sia nella alcuni in vari settori più o meno sociali o le varie expertise che a noi mancano. Poi ci sono questi partner inglesi, Square Root e Company Drinks e Cube Cola, da cui abbiamo appunto imparato un po' questo mondo delle bibite.